Perché così dice il Signore alla casa di Israele: cercatemi e vivrete. Amos capitolo 5 verso 4. Vivere. Leggendo la parola di Dio ci rendiamo conto che spesso si parla di morte e di vita, di quella fisica, di quella morale e di quella spirituale. Nel libro della Genesi leggiamo a riguardo di Adamo ed Eva, di come Dio li avesse avvertiti che se avessero mangiato il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male sarebbero morti. La parola di Dio si interpreta da se stessa e non vi sono né contrasti né incoerenze. Dio nella sua parola afferma: cercatemi e vivrete. Chi cerca Dio lo trova, perché Dio è pronto a farsi trovare da chi lo cerca con tutto il cuore. Chi trova Dio vive, perché in Lui c'è vita. Chi non lo cerca continua a vivere fisicamente, ma è morto spiritualmente, perché non c'è in Lui quella comunione che è vera vita interiore. Dio, che è misericordioso con l'essere umano, lo vuole salvare e farne una nuova creatura in Cristo Gesù. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 3, verso 3, leggiamo: Gesù disse: se uno non è nato di nuovo, non può entrare nel regno di Dio. Allora cerca Dio e vivrai.